E ci siamo, ragazzi, finalmente UFC ha organizzato un main event degno di questo nome, un main event a sorpresa, diciamocelo, perché nessuno se l'aspettava, dato che tornerà Nate Diaz all'ultimo match da contratto con la promotion contro Khamzat Chimaev su un match della distanza di 5 round. Chimaev, che dunque passa dall'aver affrontato un top 3 dei ranking UFC al combattere contro un nome invece super affermato in termini di visibilità e vendibilità, che potrebbe offrire quello scalino in più che gli serve per prendersi veramente tutto. Perché ricordiamolo, ragazzi, Nate Diaz è abbastanza altalenante, combatte un po' quando vuole e quindi questo non offre certo un'aggiunta di valore sportivo in più a un'eventuale vittoria di Chimaev sul suo record. Tuttavia, a livello mediatico, se Chimaev batte anche Nate Diaz, a questo punto è un prodotto bello che è finito e Dana White può creare eventualmente un altro embrione di Conor McGregor o appunto di Nate Diaz, perché ne assorbirebbe praticamente il pubblico. Guardandolo invece dal punto di vista di Nate Diaz, allora, Nate Diaz è in una posizione fighissima, perché praticamente se perde può scegliere di ritirarsi e mandare tutto a fanculo, oppure se vince può fare qualsiasi cosa, può anche reclamare una title shot, può reclamare un qualsiasi match con qualsiasi avversario per guadagnare un botto di soldi, può addirittura ritirarsi da vincente fregandosene di tutte le conseguenze di tutto e di tutti. Quindi questo è il bello di Nate Diaz ed è sempre un piacere rivederlo sull'ottagono. Dal punto di vista tecnico, ragazzi, non lo so se Nate Diaz riuscirebbe a imperserire Chimaev. Quello che ho sempre però ritenuto interessante è lo scontro jiu-jitsu sambo, o comunque sia jiu-jitsu e una pronunciata lotta libera dinamica applicata all'MMA. E quindi la cosa figa sicuramente sarà vedere se Nate Diaz, da schiena a terra, può essere offensivo o subisce la pressione di Chimaev. Fatto sta, ragazzi, che si prevede un match molto scoppiettante, pieno di capovolgimenti di fronte anche dal punto di vista della costruzione, perché sappiamo che entrambi sono dei fighter abbastanza rognosi quando si parla di rapportarsi con i social, e infatti Chimaev ha già iniziato un pochino la sua guerra psicologica dicendo: sto per organizzare il funerale di Nate Diaz assieme a tutta l'UFC. Nate Diaz non ha ancora replicato, ma ci aspettiamo che lo farà tra breve, e noi, ragazzi, andiamo in paranoia perché non sappiamo chi tifare. Da una parte abbiamo la macchina da guerra dell'UFC, quello che in 2 anni ha preso un sacco d'attenzione, dall'altra abbiamo il leggendario Nate Diaz, che un po' ci ha allevati portandoci insieme a Conor McGregor e tutti i grandi campioni di quella generazione in questo magnifico sport. Detto ciò, fatemi voi sapere nei commenti per chi farete il tifo. Io probabilmente, devo essere sincero, anche per una serie di nostalgie eccetera eccetera, tiferò Nate Diaz, ma sono molto curioso di sapere la vostra. Un saluto da Italian Fight Magazine, il più grande canale di MMA che parla italiano. Never say, I've been on my grind for 7 days. Need a raise, swear to God I'll never be the same. TBH, TBH, yeah, CBA. Never say, I've been on my grind for 7 days.